Grazie Presidente. Allora, io sono veramente basita quando poi si sentono certe cose perché ci viene chiesto di distinguere tra disabilità gravissime e altre disabilità. E questa cosa già è riportata nel piano. Tra l'altro, il piano sociale già riporta le azioni per la disabilità gravissima e questa oltretutto è già oggetto di decreti interministeriali e anche della delibere della giunta regionale del Lazio e con conseguenti specifici servizi e finanziamenti, e a differenza con le altre disabilità che magari sono anche più fragili, però anche gravi, ma non sono trattate allo stesso modo. Per questo il primo ordine del giorno noi lo abbiamo votato no, per questo motivo, non perché poi è brutto anche sentirsi dire determinate cose. Tipo vergognatevi oppure vi dovranno guardare in faccia perché ci sono cose che non dipendono da noi, ci sono anche le legislazioni superiori e quello noi non ci possiamo fare nulla. Comunque volevo rassicurare i colleghi che se hanno pazienza e voglia di andare a vedere la tabella, la tavola 5.4 del piano sociale. Ci sono i documenti che riguardano la disabilità gravissima e che viene dove le prestazioni della disabilità gravissima sono separate nettamente da quelle degli altri. E poi anche che ci si è impegnati anche per far scorrere e ridurre le liste di attesa, ma questo poi lo tratteremo in un successivo ordine del giorno. E comunque noi su questo ordine del giorno che ci chiede, come quello precedente e come quello altro ancora, di inserire un qualcosa che già è inserito, onestamente noi ci asteniamo, non lo bocciamo perché sono cose che comunque a cui teniamo tutti, però sono state già previste. Quindi chiederci di fare un qualcosa che già è stato fatto, io lo ritengo quantomeno diciamo inadeguato in questo momento. Grazie.